Se il fumetto non ti interessa, e comunque è grave perché il fumetto è bello, in questo video il gameplay c'è, puoi addirittura skippare per guardare solo quello, lo trovi precisamente al minuto in cui finisce il fumetto. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, solito video doppio, nel senso fumetto più gameplay, e il motivo principale di questa scelta è che solitamente il capitolo del fumetto dura una cosa come 2 o massimo 3 minuti. E Respawn, dai, season prossima, qualche pagina in più, non la disdegniamo. Siamo in pochi ad apprezzare il fumetto, è vero, ma siamo affamati. Allora, vediamo un po' quanti Apex Coins dobbiamo spendere questa volta per metterci in pari con le scatole. Dobbiamo spenderne 125. Oddio. Poteva andare meglio, poteva anche andare peggio, su via. Monete spese, io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi anche al canale per non perdervi tutti i prossimi video, tutti i prossimi episodi di questa serie. Passate su Instagram e Twitch, tutti i link qui sotto, descrizione o primo commento in evidenza. Vado in live ogni sera dal lunedì al sabato alle 21:00 e buona visione! Ovviamente, prima di visualizzare il capitolo, visto che abbiamo ottenuto un pacchettino, andiamo ad aprire il pacchettino. Vediamo se ci porta bene. Eh no, come sempre, pacchetto gratis. Cosa ti aspetti da un pacchetto gratis? Che poi chiamalo gratis, ho dovuto spendere le monete per averlo, quindi tanto gratis non era. Come sempre torniamo un attimo indietro, eravamo rimasti a questa esplosione che ha distrutto tutto, a questa mano per terra. E alla frase di Octane non ho mai detto che ci sarebbe stato un lieto fine. E quindi, capitolo 5, il lieto fine. E questa mi sembra una contraddizione bella e buona. Andiamo a vedere cosa riserva per noi questo capitolo. Questo volevo chiamarlo l'esplosione di Octane, ma forse non è il caso visto dove mi trovo. Oh mio Dio. Sempre bellissimo Octane in qualsiasi posa. Rumble! Ma quanto è figo Octane! Per favore, rilasciatemela come skin, anche a 300 euro va benissimo. Andiamo Anti-clabum! Questa penso che sia la stessa esplosione che abbiamo già visto in due capitoli diversi, da un altro punto di vista ancora. Ma che diamine ho mangiato a cena? Dici, per emettere una flatulenza simile? Fagioli messicani! Stai bene? È solo un graffio. Gibby, ma cos'è stato? Un'esplosione! Ah, ma per fortuna che ce l'ha detto! Cavolo, non me ne ero accorto. Questa è l'ultima volta che mangio al Paradise Lounge. No, una bomba vera! Non hai visto che ci è crollato addosso mezzo edificio? Niente di speciale, quindi. Quelli sembrano mercenari. Ultimamente li vedo spesso. Ehi, arrivano i rinforzi. È meglio che resti qui, non fare null. L'ultima volta che non ho fatto nulla ho perso tutto ciò che amavo. Non ripeterò l'errore. Allora, mi aiuti a rubare l'armatura con lo scagnozzo o no? La puoi rubare, poi non so se... Lasciate che mi presenti, io sono Creighton Sautel. Come sempre, non mi importa assolutamente niente della pronuncia. So che il mio nome non vi dice nulla, ma ve lo ricorderete quando dominerò le terre straniere. E ora ditemi, chi è Cerise C? Della pronuncia non mi importa niente, parte 2. In teoria dovrebbe essere la mamma di Lifeline, suppongo? Oh, eccola lì! Com'è andato il viaggio su salvo, Cerise? Come sta Sandringham Kelly? Mamma? Uccidi me o la mia famiglia e il signore della guerra di Salvio te la farà pagare. Ma io non voglio uccidere voi, farò fuori i vostri amici e voi andrete a recapitare un messaggio alla commissione. Si tengano salvo, io voglio Psamate o altri moriranno. E se queste ultime 2 pagine le avessero scritte in arabo, probabilmente sarebbe stato meglio. Stanno parlando di pianeti, di cose strane, immagino. Diglielo tu, noi non andiamo da nessuna parte. Sì, invece, restare qui sarebbe un suicidio, neanche tu saresti così incosciente. Non lascerò che questa gente muoia. Continuo a cercare di salvarti, ma sei irrecuperabile. Quando ti punteranno una pistola alla tempia, ricorda, l'hai voluto tu. Uccidi prima la figlia. E ora vorrei ricordarvi un paio di cose, amigos. Innanzitutto, solo perché non ho mai detto che questa storia avrebbe avuto un lieto fine, non significa che non ce l'abbia. E poi... Neanche la morte può uccidere una leggenda. Allora, le cose che abbiamo imparato da queste ultime 2 pagine sono due, ossia Pathfinder vivo e l'armatura che ha indossato Gibraltar, evidentemente, era abbastanza elastica. Boom! È così che si chiude un capitolo, ci vediamo tra una settimana, vabbè, divagare, divagare un corno, EJ! Ha! Appuntamento a settimana prossima, in verità forse 4-5 giorni, non tengo il conto di quando escono i capitoli. Allora, scrivetemi un commento, fatemi sapere cosa ve ne è parso di questo capitolo, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, passate su Instagram e Twitch, sapete dove trovare i link. E detto questo, io vi lascio la partita tanto promessa, quindi buona visione.
Io non dirò quando e quanto ho dormito perché mi vergogno. Cioè, io ho messo la sveglia e mentre mi Intanto, suonava la hai sveglia. messaggio tuo? Sì. Perché è perché stavo facendo i problemi matematici quando mi hai telefonato. C'è un bot che ho ucciso che aveva la Wingman. Ma siete dei fucking pro? Sì. Sono andati a terra due di quelli che avevate fatto voi. Ci siete? Da me l'ultimo. Sto facendo l'execution. Vabbè, è qua il TP. Che call. Ah, ma è al TP lui comunque. Ah, avevo capito, è qua il TP, non è qua il TP. No, ecco, vabbè. Zero, zero, 36, 72, 100. Lifeline è craccatissima. Hanno quella sinistra è craccata. beccato un altro team loro. Qua sopra full team, qua sopra full team. Ma prima. Ha fatto il rest di lifeline ora, uno era a terra. L'ho riatterrato. Non è vero, 24 non la lo rest. Watson appena adesso. Ma l'altra era one, la Watson. Guarda che mi fa full. No, se mi uccido di questa. Era one quella, ma te la sei skippata, Dracor? Sì, c'era la Watson 1 là sopra. Sì, ma io volevo fare lifeline, la one. Sono tanto vicini, eh. Cioè, un team è tanto vicino e spara ad altre. Tanto vicino, tanto. Esatto, tipo qua, Chi qua. cazzo sei? Vabbè, abbiamo avuto di fianco, non li abbiamo mai cagati questi. Ma te l'ho detto che erano tanto vicini io. Tanto vicini non pensavo così tanto. Ma vai a Ne fightare, cosa fai? ho fatti due. Ma un TP! Prima di fare il salto nel vuoto! È vero che ho il Ma chi sto TP giocando? con Dra. Dovresti. Ma non serve ora il TP, è fatto. Ti devo restare dietro. Altri due team. Mamma. Dracor, ti venisse l'ulcera. Mi dissocio. Quanti sono? Ma che cazzo ne so? L'ho craccato. Qua dietro safe. Mi viene a restare prima che muoio, tanto ce la faccio easy. Curati, Dracor, pullati. Però ne abbiamo altri da. E ho messo una jump pad per andare verso di qua. Fatti una battery e poi prendila. Ah, così diretto. Preso uno. Uno sta qua sotto. Qua. È andato dietro la roba. Qua dietro? Qua dietro. Andato. Da te, da te, da te. Guarda se è oro. All'autoress. Ok, sì. E allora c'è l'altro team che non c'entra niente. Vado a prendere il mastiff perché avevo zero energy. Lasciate la killetta col peacekeeper. È davanti a me. Sono davanti a me? O è? Non lo so. No, c'è anche un altro. Sicuro almeno due. Io becco. Ma qua sono. Sì, vabbè, ma erano in tre là sopra. E Caustic, Loba, ho visto io. Il terzo in verità. Ok, c'è. Mi pare ci sia anche il terzo. Becco pure io, anche se non mi hanno i task. Non mi piace. Braid, craccata. Horizon, forse non c'è l'Oba allora. A terra! A Io mi sarei lasciato uno. terra, a terra, a terra uno! Me ne è solo quello. No, rimane quello No, due ne mancano. Oh, non mi piazza la jump pad.
Dietro qua, Seba. L'avete colpito il caustic? Yes. Vabbè, non... Perché ho fatto un 120 al blowdown io. Ma il pick up ogni tanto. Infatti anche a me quando lo uso torna voglia, però. 200 danni. Poi sono realista. So che tre quarti dei colpi li smiro e non lo raccolgo. Dracor quasi 1000 di nuovo. Obiettivo della serata. Desire set my heart afire.